Ciao ragazzi e bentornate a nuovissimo video e oggi sono molto emozionata perché mi è arrivato un pacchetto e non vedo assolutamente l'ora di farvi scoprire che cosa è. Ho chiesto la collaborazione alla Lip Monthly, che è un abbonamento mensile che potete fare per, mi pare, un mese, 4 mesi o un anno, e praticamente lo pagate una sciocchezza, perché dipende dal periodo in cui lo andate a pagare, perché a volte costa anche 5 dollari, a volte costa 12, comunque il prezzo è comunque abbastanza basso. Addirittura adesso ci sono le spese di spedizione gratis, però questo dipende sempre da quando vedrete questo video, da che offerte ci sono, quindi tutto può variare, non è mai una cosa fissa. E vi arriva ogni mese questa bellissima pochette, cioè non proprio questa, ogni mese cambia. E questa è la pochette di dicembre 2015 ed io sono molto contenta perché ho visto un po' così, mi ero andato un po' a informare su cosa mi sarebbe arrivato e avevo visto che la pochette di dicembre era tipo azzurra con delle renne, queste cose natalizie che a me non piacciono per niente. Infatti ho detto vabbè, sono stata contentissima di ricevere questa qui, cioè loro sembra proprio che mi conoscevano, capito? Ho conosciuto questo abbonamento grazie a Irene's Room, questo lo devo dire perché è grazie a lei, quindi vi lascio sotto nell'info box il link al suo canale perché lì troverete molte altre review di questa Lip Monthly, perché lei è proprio una... si è affezionata a questo abbonamento perché effettivamente è proprio figo, perché voi andate a pagare una cifra che sarà 5 dollari, 12 dollari, non lo so, però all'interno ci sono prodotti che valgono molto di più di quello che andate a pagare, perché è un modo di promuovere altri prodotti e di conoscere nuove marche, soprattutto noi amanti del make up e soprattutto dei prodotti labbra. Infatti Lip Monthly è perché prodotti labbra, no? No, infatti non è solamente labbra, ci ho sperato fino alla fine, invece c'è anche un blush all'interno, anzi ve lo faccio vedere subito. Ho trovato questo blush qua che, guardatelo, è tipo boh, sparatissimo, neon quasi, questo rosa fucsia. Non so come io possa usare una cosa del genere, cioè è tipo veramente sparatissimo. Ho paura quasi, però è veramente figo, cioè ma come si fa a dire no? È veramente figo, oddio, non siete? Sì, si vede però, si vede. Mi faccio un secondo strato. È veramente bello, power, ci piace. Questa colorazione si chiama Tango e dal mio fogliettino che trovate all'interno ci sono tutti i prezzi. Questo costerebbe 15 dollari. Quindi solamente lui da solo costa 15 dollari, invece la bag intera costa 12 dollari, quindi conviene già solamente per un prodotto. Vado avanti, pesco la prima cosa, ecco. Questo qui è un matitone Bombshell, Bia Bombshell, wow. E questo è nella colorazione Versailles. Vabbè, una matitona labbra, queste qua che si aprono e chiudono in questa maniera. Ed è una colorazione color carne. Questo è il primo che ho provato e devo dirvi due cose. La prima, che non mi piace assolutamente, è l'odore. Mi dispiace, ma ha un odore di fabbrica, non è buono. La seconda cosa però è che ha una bella colorazione e mi ha lasciato molto stupito, perché è come tutti i matitoni, perché ho capito che più o meno i matitoni sono un po' quasi tutti così. Sembrano lucidi sulle labbra, dopodiché si asciuga e il colore rimane molto bello, anche perché è un bel color naturale, un po' color labbra, come si dice, my lips but better. Da solo costa 16 dollari e devo dirvi la verità, io questa cosa, 16 dollari, non ce l'avrei spesi neanche, tipo veramente no, proprio no. Ah, ovviamente, cioè, vi faccio vedere, erano tutti incartolati, è una nuova parola mia, cioè è nuova, incartolati. Sì, Sara. Vado avanti e ci sono altri due prodotti e il pottino, questo qui è fichissimo, cioè ragazzi, a parte io amo le cose piccoline, è un lip and cheek tint, quindi è sia per le labbra che per le guance, insomma, se volete usarlo sia come blush che sulle labbra, nella colorazione Ash, ed è di una marca che si chiama Evelyn Iona, che è abbastanza piccolina, però che fa prodotti naturali e organici. Questo costerebbe 22 dollari, questo pottino qui minuscolo, ed è vero, io non ci credevo, però sono come San Tommaso che se non vedo non credo. Sono andata sul sito di questa azienda ed è vero, cioè i prodotti costicchiano, quindi sono molto contenta di averlo provato tramite questo servizio. Il colore è molto bello, l'unica cosa è che devo prenderlo e prelevarlo con un pennello, che non sarà in questa volta per blush né per labbra, solamente per farvelo vedere, perché purtroppo avendo le unghie mi rimane molto difficile entrare in questi pottini molto scomodi e brutti. Ed è molto bello e naturale, io non so sulle labbra come si comporta.
mi piace. E tra l'altro col pennello si sfuma anche una meraviglia. Mo sto facendo tipo i pastrocchi sulla mano. Poi per levarlo. L'ultimo prodotto ve l'ho lasciato anche un po' perché è il mio preferito, ed è questo rossetto qui, ragazze, di una marca che si chiama Mi. Allora, io tutte queste marche che vi ho fatto vedere fino ad ora non sapevo che cosa fossero fino ad oggi, ma la Mi mi pare di averla sentita, non so se mi sbaglio. Vi faccio vedere anche l'involucro, questa scatolina fantastica con Afrodite, qui con la statua di Afrodite, è bellissima, è curatissimo. Vabbè, gli ingredienti lasciamoli perdere. Il rossetto è fatto benissimo, ovvero è tipo questo packaging così opaco, con questi disegni lucidi sopra, questi ghirigori, chiamiamoli ghirigori che è più poetico. Il colore è magnifico, cioè è questo rosso ciliegia fantastico, si chiama Ruby Rich ed è il numero 06. Questo ha un finish abbastanza lucido ed ha un profumo tipo come i rossetti MAC. Cioè, se provate questa marca, se la conoscete, fatemelo sapere, perché io mi sono innamorata. Il valore di questo rossetto non ci volevo credere, io pensavo che era quello che costava più di tutti, e invece no. Costava $15, quindi è un rossetto anche abbastanza low cost, e questo è made in UK. Il valore di questa bag è di $68 totali, insomma tutti questi prodotti comprati singolarmente costavano $68, invece dipende poi da come la pagate voi, però la bag costa in totale $12, se non si era capito, perché mi sa che l'ho ripetuto tipo 1000 volte, però vabbè. Quindi sono veramente molto contenta di questa collaborazione, li ringrazio ancora tantissimo perché sono stati disponibili. Il pacco arriva dopo un mese, ci vuole un bel po' prima che arrivi. Non mi è stato fermato in dogana, non ho avuto problemi di dogana, anche, cioè, questa volta sono stata fortunata, sono un po' contenta di questa cosa. Fatemi sapere voi, perché ho una ragazza sotto la mia foto, ha scritto che lei ha avuto problemi di dogana con la Lip Monthly. Io no. Oddio, i prodotti mi sono piaciuti a primo acchito, ovviamente li proverò e li testerò ancora meglio. Io sono sincera con voi, per ora sono molto entusiasta di quello che mi è arrivato perché mi è piaciuto effettivamente tutto. Il video è terminato, io spero davvero che vi sia stata utile, fatemi sapere voi la vostra esperienza, fatemi sapere se vi è piaciuto qualcosa in particolare, se volete che io usi questi prodotti in qualche video make up, non lo so, che non li sto più facendo e mi piacciono tantissimo. Fatemi sapere la vostra, fatevi sentire, perché, aspetta, questa l'ho sentita da poco. La televisione è un monologo, ma YouTube è un dialogo. Voglio un like per questa frase. Quindi fatemi sapere la vostra, scrivetemi giù nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, è una cosa molto grave, ma vi perdonerò se vi iscrivete tipo adesso, ora. Fatelo. Io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video.